Ma già spezzata anche allo Zaccheria, il Foggia non riesce a ripartire dopo il KO di Latina. La casertana degli ex vince 2-0, troppo pesante l'inferiorità numerica durata per più di 85 minuti. Avvio sciocchi infatti per i satanelli, al quarto minuto Tascone interviene in maniera troppo irruenta su Tavernelli, scatena di Avezzano, non ha dubbi ed estrae il rosso diretto, grave perdita per Cudini, ma non sarà l'unica. I rossoneri provano comunque a reagire, all'ottavo Millico scodella per Salines che di testa non c'entra la porta. Primo a fondo della casertana al 14°, Tavernelli imbuca Montalto che da ottima posizione calcia male. La serata dei satanelli sembra stregata, a ridosso del quarto d'ora Millico deve abbandonare il campo, problemi muscolari per lui, al suo posto Tenkorang. Al 35° il Foggia torna ad essere pericoloso, Rolando pesca la testa di Gagliano, intervento prodigioso e reattivo di Venturi. 41°, tanto spazio per i velocisti rossoblu, Carretta serve orizzontalmente Deli per un rigore in movimento, salvato dalla deviazione di Riccardi. I campani alzano i ritmi nel finale di frazione, al secondo di recupero cross di Anastasio per Tavernelli che arriva in spaccata ma disturbato da Rizzo non riesce a freddare Perina. I satanelli resistono 0-0 all'intervallo. Falchetti padroni del campo in avvio di ripresa, al 54° corner di Carretta, incornata di poco sopra la traversa di Celiento. 64° super intervento di Perina su Carretta che riceve dalla sinistra, i rossoneri sono in affanno ma sfiorano il vantaggio al 70°. Rolando per Tenkorang che la piazza, il tocco decisivo di Anastasio strozza l'urlo dello Zac. Nel momento migliore dei pugliesi proprio Tenkorang si fa male e lascia momentaneamente il Foggia in 9. Al 78°, in attesa del cambio, la casertana punisce con la ripartenza di Carretta, Montalto a tu per tu non perdona e porta avanti Falchetti, grandi proteste dalla panchina rossonera, espulso anche Cudini. 1-2 micidiale, il raddoppio giunge all'83°, zuccata di Sciacca derivante da un piazzato, Perina respinge su Curcio che realizza il gol dell'ex sotto la sud e non esulta. Due firme d'autore siglano la prima vittoria della casertana allo Zaccheria dopo 39 anni, il Foggia incassa la seconda sconfitta di fila.